pugliese del candidato premier del Partito Democratico Walter Veltroni è stato nel pomeriggio a Barletta, in questo momento si trova invece a Foggia, collegamento in diretta durante il telegiornale. Arrestati due dei tre malviventi che l'anno scorso hanno seminato il terrore in una villa di Carmiano, nel Salento, hanno sequestrato e rapinato due famiglie, caccia al terzo uomo. Dopo la denuncia shock di un bambino di 12 anni incastrato nel barese un pedofilo, l'uomo era riuscito ad ottenere la fiducia dei genitori, i quali gli avevano consentito di trascorrere con il piccolo le vacanze al mare. La Puglia in vetrina alla BIT, la borsa internazionale del turismo che ha aperto i battenti oggi a Milano. Tante le proposte e le novità per chi sceglie di trascorrere a sud le proprie vacanze. Edizione del TG Norba, benvenuti da Matteo Spada. Buonasera, bentrovati da Rosana Gigante. In apertura diamo una rapida occhiata ai fatti accaduti in Italia e nel mondo prima di approfondire i nostri titoli. Produzione industriale, Italia maglia nera d'Europa, crescita dimezzata nel 2008, ma per Montezemolo andrà addirittura peggio. Contro il carovita interviene la Guardia di Finanza, controlli a tappeto, al mercato di Treviso, triplicato il prezzo della verdura, aumenti vertiginosi a Genova per frutta e ortaggi, consumatori infuriati, il nostro viaggio tra i nuovi poveri. Roma, ospedale di Tor Vergata, i malati aspettano il ricovero al pronto soccorso, attese anche di 6 giorni, e la nuova citazione non apre perché mancano i soldi per pagare il personale. Bulli scatenati all'Internet, un quartiere di periferia nella capitale, chi passa nella loro piazza senza chiedere permesso viene punito. In 30 hanno aggredito un ragazzo di 16 anni, la famiglia vive terrorizzata in casa. Veltroni annuncia, se vinco subito in Consiglio dei Ministri, 12 disegni di legge con i punti del programma. Il Popolo delle Libertà ribatte, dopo l'ICI continua a copiare le idee di Berlusconi. Bruxelles rivede le previsioni, in Italia crescita piatta nei primi 3 mesi dell'anno, poi una modesta ripresa, occhio a spese e produttività. Veltroni al TG3, tradurremo il programma in 12 progetti di legge da approvare al primo Consiglio dei Ministri, accordo fatto con i radicali. Il PDL, non candideremo chi ha procedimenti penali in corso, salvo processi di matrice politica, ancora aperto il nodo Sicilia. Il governo italiano riconosce il Kosovo, contrario il ministro Ferrero, e Belgrado richiama l'ambasciatore, folla in piazza contro la secessione. Il TG3 alla frontiera tra Pakistan e Afghanistan, i nostri inviati documentano le sacche di resistenza del fondamentalismo talebano. Colpito e distrutto il satellite spia che rischiava di cadere sulla terra, lo ha disintegrato un missile lanciato da una portaerei americana. E la bus verde del Partito Democratico è approdato oggi in Puglia, Veltroni è arrivato poco fa a Foggia per un altro appuntamento elettorale. Sì, un'occasione per illustrare i 12 punti del suo programma e parlare anche dei problemi del lavoro e della sicurezza. Noi siamo collegati in diretta con Foggia, subito la linea a Claudio Gabaldi. Claudio. Sì, buonasera. Il comizio di Veltroni in piazza 20 settembre che vedete alle mie spalle è appena terminato. Il leader del Partito Democratico ha parlato 35 minuti e questa volta è stato puntualissimo. Ha parlato anche di candidature in Puglia. Ha detto in questa regione presenteremo candidature fortemente innovative e anche in Puglia spazio alle donne. Prima di lui c'era stata Valentina Lucianetti che aveva introdotto il leader del Partito Democratico. Valentina Lucianetti è presidente dell'assemblea provinciale di Foggia del PD che ha introdotto il leader con un semplice facci volare. Dopo è stata la volta di Michele Emiliano, sindaco di Bari, il quale ha detto la Puglia è stanca di essere ruota di scorta di questo paese. Successivamente l'intervento di Veltroni, 35 minuti, abbiamo detto, in cui la parola più frequente è stata cambiamento, speranza per i giovani e campagna elettorale dai toni meno aggressivi. Per il momento direi che da Foggia possiamo concludere e ridarei la linea alla redazione centrale. Grazie Claudio. Prima di andare a Foggia, Veltroni è stato oggi in Basilicata, il servizio della nostra Alba Di Palo. Non si piange sulla propria storia, ma si cambia rotta.
Questa la frase scritta sulla bandiera che i giovani hanno regalato a Walter Veltroni, segno di buon auspicio per le elezioni del prossimo aprile, ma anche pegno affinché le promesse, specie quelle che li riguardano, vengano mantenute. E lui, l'ex sindaco di Roma, l'ha accettata e ha confermato la volontà di lottare contro la precarietà. Da Barletta, prima tappa del suo tour pugliese, Veltroni ha rilanciato i temi cardine del suo impegno a favore della crescita italiana, che anche per quest'anno, ha dichiarato il leader del Partito Democratico, si assesterà al di sotto delle previsioni europee. L'Italia deve innovarsi e investire al sud, che resta ancora indietro rispetto al resto del paese, ha detto Veltroni, convinto che legalità, rispetto delle leggi, formazioni e infrastrutture siano i principali vettori di investimento per permettere al Mezzogiorno di crescere. A garanzia dell'impegno, chiare regole per la formazione delle liste dei candidati. Abbiamo stabilito, e vedo che in questo gli altri partiti stanno seguendoci, che non ci saranno candidati che saranno stati condannati al primo grado di giudizio. Confermata la fiducia nei radicali, freschi di accordo e in Emma Bonino, a cui, ha detto Veltroni, va riconosciuto il merito di aver fatto crescere l'export. Tante le proposte per la prima riunione del Consiglio dei Ministri in caso di vittoria, come la riduzione delle aliquote fiscali e gli aiuti alle imprese. Ancora da definire invece le politiche per il rilancio del tessile calzaturiero, settore piegato dalla concorrenza. Spero che riescano a trovare un punto d'equilibrio all'interno delle scelte che hanno fatto, in un contesto che deve essere un contesto di nazionalità e di superamento, diciamo, dei particolarismi. Gremita la piazza, un bagno di folla che al candidato premier è costato il tacco della scarpa. Il servizio che avete appena visto era naturalmente da Barletta. Ci spostiamo nel Salento. Le prime schermaglie elettorali sono sfociate purtroppo in un episodio di vera e propria violenza a San Donato. Si è conclusa in rissa una discussione tra avversari politici. Ad avere la peggio è stato il prossimo candidato sindaco del Popolo delle Libertà, Ezio Conte. Sarebbe stato picchiato da un suo oppositore del centro-sinistra che lo avrebbe ferito lievemente a calci e pugni. Dopo essersi fatto medicare, Conte ha denunciato l'accaduto in questura. Sdegno è già stato espresso dal commissario provinciale di Forza Italia, Cosimo Gallo. Non accenna a sgonfiarsi la vicenda del casinò di Fasano. Per domani mattina è stato convocato un consiglio comunale richiesto a gran voce dal Partito Democratico. Il primo cittadino, Lello Di Bari, relazionerà sul suo coinvolgimento nella candid camera trasmessa dalla 7. Punto culminante della riunione potrebbe essere la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco, il quale ha vietato la proiezione in piazza del filmato prevista per domani. Tutto confermato invece a Francavilla Fontana, dove i rappresentanti del PD hanno illustrato le iniziative da portare avanti nei confronti dell'altro personaggio politico coinvolto nella vicenda, il senatore di AN Oprepio Curto. Nei prossimi giorni partirà una raccolta di firme per chiedere a Curto di non candidarsi alle elezioni politiche. Nel frattempo la polizia tributaria sta acquisendo i documenti necessari per l'apertura di un'indagine preliminare. Il sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini, indagato insieme ad alcuni amministratori della precedente giunta e a tre responsabili di aziende collegate al comune per una vicenda di truffe ed abusi. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero compiuto degli illeciti per reperire il denaro necessario al pagamento degli spettacoli inseriti in cartellone per le stagioni estive 2005-2006, somme reperite dalle casse delle municipalizzate camuffando i pagamenti in sponsorizzazioni. In questo modo però il debito fuori bilancio del comune di Trani è aumentato fino a 6 milioni di euro e con esse sono aumentate del 20% le imposte a carico dei cittadini. Voltiamo pagina per parlare dell'ennesima brutta storia di pedofilia. Un uomo di 55 anni, titolare di una libreria in un piccolo centro della provincia di Bari, è stato arrestato dopo il racconto shock di un bambino di 12 anni. Sentiamo. Un'altra squallida storia di abusi sessuali su minori si è consumata nella provincia di Brindisi. In realtà, teatro della triste vicenda è Turi, nel Barese, dove il protagonista, il 55enne Pierangelo Salvaro, è titolare della libreria Pietre Vive. L'uomo, che aveva già a suo carico una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, è stato arrestato dai carabinieri del reparto operativo di Brindisi e della stazione di Turi. L'accusa è pesantissima, così come le prove a suo carico. Un bambino di 12 anni, infatti, ha raccontato di essere stato vittima di violenza sessuale da parte dell'uomo, che tra l'altro godeva della massima fiducia da parte dei suoi genitori, che conosceva da anni. Una fiducia incondizionata che gli aveva indotti a consentire al piccolo di trascorrere alcune giornate al mare con il presunto pedofilo in un residence a Villanova di Ostuni la scorsa estate. È stato proprio in quelle occasioni che Salvaro approfittava del bambino, costringendolo ad avere rapporti sessuali con lui.
ma gli incontri avvenivano anche nella libreria dell'uomo, che tra l'altro vendeva testi di natura religiosa. Tutto è partito dalla denuncia ai carabinieri del papà di un ragazzino che frequenta una scuola media di Turi, insospettitosi per un pacco regalo contenente biscotti che il figlio aveva ricevuto a scuola, inviato dallo stesso Salvaro. Da qui le indagini dei carabinieri, che attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali hanno appurato che l'uomo riusciva ad attirarsi la simpatia di numerosi bambini che lo andavano a trovare in libreria. Va detto tuttavia che uno solo è il caso di violenza accertato. Il bambino vittima degli abusi è stato ascoltato due volte, la prima dai carabinieri di Turi, la seconda da quelli di Brindisi, sempre in presenza di uno psicologo e di un consulente tecnico nominato dal magistrato Miriam Iacoviello, che ne ha disposto l'arresto. All'uomo sono stati sequestrati anche tre computer, DVD e floppy disk, il cui contenuto però non è ancora stato visionato. A mattinata nella Foggiana un cittadino rumeno di 31 anni è morto nel casolare di campagna dove viveva quasi certamente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una stufa a legna che aveva lasciato accesa per tutta la notte per ripararsi dal freddo gelido di questi giorni. L'uomo faceva il pastore presso un'azienda agricola, è stato lo stesso proprietario a dare l'allarme. E torniamo adesso ad occuparci della discarica di Grottaglie, che oltre alle questioni di natura ambientale rischia di causare problemi sul fronte della sicurezza sulle piste del vicino aeroporto. A preoccupare la presenza di volatili nella zona che, attirati dall'immondizia, potrebbero finire tra le eliche dei motori causando incidenti anche gravi. A lanciare l'allarme il Comitato Permanente per la discarica di Grottaglie, che chiede di verificare il rispetto della distanza minima di sicurezza tra i siti di stoccaggio dei rifiuti e lo scalo aeroportuale. Liquidi oleosi, forse diluenti o gasolio, si sono riversati in mare a Trani, all'altezza della banchina di Santa Teresa. Al lavoro questa mattina i tecnici dell'acquedotto pugliese e dell'ufficio comunale per scongiurare eventuali problemi di natura ambientale. I liquami sono fuoriusciti da una conduttura del tronco di fogna bianca. Il timore, che possano essere allacci abusivi alla rete fognaria da parte di opifici insediati nella zona a nord della città. Altre notizie di cronaca nella seconda parte del nostro telegiornale: arrestati due dei tre malviventi che la notte scorsa hanno seminato il terrore in una villa di Carmiano nel Salento, hanno sequestrato e rapinato due famiglie. E poi ci collegheremo in diretta con Milano, dove è aperto oggi i battenti la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Ci vediamo tra poco. Totò, vedovo Piselli. Anche oggi ci siamo ritrovati. Qui ci si ritrova sempre. Normale incontrarsi ogni giorno, al cimitero innamorarsi, e di lì all'altare il passo è breve. Ma qualcuno trama alle spalle. Io l'ho capito subito che tu dovevi essere un uomo molto pericoloso. Figurati, io sono peggio di un incrocio senza semaforo. Con Ave Ninchi e Paolo Ferrari, Totò cerca pace, questa sera alle 21:15 su Telenorba 7. Cosa sei disposto a fare per me? Dal 18 al 24 febbraio, grazie a Volkswagen, ti darò l'impianto GPL gratuito sul Golf, Polo, Fox e Touran. Adesso manca soltanto la nostra canzone. Suona ancora. Torna un grande classico. Impianto GPL gratis dal 18 al 24 febbraio in tutte le concessionarie Volkswagen. Ci sono giorni normali che diventano speciali. Così, all'improvviso. Le lasagne Barilla sembrano fatte per questo. Non devo nemmeno scottarle prima. Con le lasagne Barilla non ho bisogno di una festa per festeggiare. 800-900-313. È in edicola il segno di Branco a soli 2 euro. Sfoglialo e le stelle saranno la tua arma segreta. Le vostre lettere, filo diretto con Branco. Tendenze, amore ed eros, moda e astrologia. Tutte le previsioni del mese. Il segno di Branco a soli 2 euro. Noi di Amplifon siamo così sicuri di trovare una soluzione per il tuo udito che ti facciamo provare un mese gratis. Con Amplifon ci sento bene e vivo meglio. Vieni in febbraio in un centro Amplifon. Puoi provare gratis per un mese senza impegno d'acquisto.
Nuovo Vim Crema con microsferme. Pulisce in un secondo, si risciacqua in un secondo e soprattutto non lascia tracce. Nuovo Vim Crema. Da oggi lo sporco ai secondi contati. Siamo a Lucera, in provincia di Foggia, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato il signor Germano, che cosa ci può dire di Prestito? Ieri dal barbiere ho sentito dire che basta chiamare il numero verde per avere un incontro comodo anche a casa con un consulente Prestito. Ma sarà vero? Ma certo, basta chiederlo. Però, più vicino di così... 800-900-313 Prestito, e contante ce l'ho. Da Peugeot, un carico di vantaggi. Sullo spazioso Boxer fino a 9.000 euro di sconto. E sconti su Expert, il Van of the Year 2008. E su Ranch, flessibile e funzionale. È arrivata la grande novità, il nuovo Beeper, progettato per la città. Compatto, ma capiente. E con uno sconto che si farà notare, fino a 2.500 euro. Gli sconti sono solo fino al 31.03.08 e comprendono gli incentivi statali. Vi aspettiamo anche domenica 24. Finalmente liberi, decisi a dire basta con il crimine, ma poi lo sfratto imminente, un debito col detective, un ingaggio allettante. E i buoni propositi si trasformano in un'avventura tutta da ridere. Per Rovinuccio, dal lunedì al sabato alle 20.30 e alle 23.30 su Telenorma 7 e alle 14.30 su Telenorma 8. Mi prenderà. Siamo alla seconda parte del telegiornale, inaugurata oggi a Milano la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Un'occasione da non perdere anche per la Puglia, per mettere in mostra tutte le sue potenzialità. Allora colleghiamoci subito in diretta con la nostra inviata a Milano, Anna De Feo. Anna. Sì, buonasera, siamo ormai al termine della prima giornata della Borsa Internazionale del Turismo, alla sua 28ª edizione, una giornata intensa, giornata durante la quale la Puglia è stata davvero protagonista, a cominciare dalle note che vogliamo farvi sentire della Sansi Dance, ospite dei nostri stand, una band tutta pugliese originaria di Polignano, capeggiata dal maestro Leonardo Lo Zuppone. Ospite d'eccezione di questa fiera del turismo, il grande showman Renzo Arbore, ambasciatore d'Italia nel mondo, oggi per un giorno ambasciatore del Gargano, della sua terra, quella terra ferita l'anno scorso da un devastante rogo e che cerca adesso il riscatto. Si affida proprio a Renzo Arbore, all'estro, alla fantasia e all'esperienza di Renzo Arbore per dire: noi siamo pronti, come il popolo di Peschici, di Vieste, un popolo testardo, tosto, noi ce la faremo. E si affida, dicevamo, al loro concittadino migliore per la rinascita, per riproporre insomma la loro terra. Dicevamo, qui lo stand della Puglia al completo, ci sono tutte e cinque le regioni, la più attiva, il Salento, è ospite dei nostri studi, è la senatrice Maria Rosaria Manieri, assessore provinciale al turismo. Assessore, molte iniziative da parte del Salento, ma vogliamo cominciare da una frase, da una sua dichiarazione. Lei ha detto che la Puglia può diventare la locomotrice dello sviluppo turistico, ma deve correre. Per dove? In quale direzione? Ci sono tutte le condizioni perché la Puglia diventi la locomotrice dello sviluppo del Mezzogiorno, ma come dicevamo deve correre, soprattutto in tre direzioni. Verso l'innovazione sapendo utilizzare, mettere a frutto le proprie identità, la ricchezza di identità che la Puglia ha, coniugandola con i linguaggi della globalizzazione, con i linguaggi della modernità. Poi il decentramento, noi ci auguriamo che il 2008 sia effettivamente l'anno del conferimento alle province di deleghe effettive in materia di gestione del turismo. E infine la creazione di un vero e proprio sistema di governance, la partecipazione, la stagione della partecipazione che l'amministrazione Vendola ha aperto non può che tradursi in un sistema di governance che metta insieme
le istituzioni, gli operatori e gli imprenditori del settore. Grazie, non finisce qui, noi continueremo nei prossimi appuntamenti a raccontarvi delle novità delle nostre terre, della nostra Puglia, della nostra Basilicata. Per ora mi fermo qui, a voi studio. Grazie, grazie ad Anna De Feo, la Puglia sempre protagonista, questa volta di un piano di sviluppo rurale presentato dall'assessore regionale alle politiche agricole Enzo Russo e dal governatore Vendola. Il piano, che conta su risorse finanziarie pari a 2 miliardi di euro, prevede una maggiore valorizzazione dello spazio rurale per garantire anche una maggiore competitività delle imprese operanti nel settore. Obiettivo è quello di creare un sistema agroalimentare d'eccellenza ed ecocompatibile, da non tralasciare poi la ricaduta in termini occupazionali. Prevista in 6 anni la creazione di circa 6.000 nuovi posti di lavoro, con una crescita economica stimata sui 95 milioni di euro. È rimasta ferma anche oggi e lo sarà fino a sabato prossimo la catena di produzione alla Fiat Sata di Melfi. Lo stabilimento più grande del Mezzogiorno è ancora bloccato a causa di un problema al motore diesel che viene montato su alcuni modelli Fiat che viene realizzato in Polonia. L'azienda si è detta rammaricata per l'accaduto, ma intanto sul fronte occupazionale cresce la tensione tra i sindacati lucani, che sulla vicenda vogliono vedersi chiaro. Oggi è il terzo giorno di blocco per un totale di ben 11 turni. Per le ore perse di lavoro i sindacati chiederanno il riconoscimento della cassa integrazione straordinaria. Nonostante i devastanti roghi della scorsa estate, la provincia di Foggia sarebbe, pensate, l'unica in Puglia a non essersi dotata di un piano antincendio. A lanciare l'allarme i sindacati. Sentiamo. La provincia pugliese con la maggiore superficie boschiva è l'unica a non aver ancora adottato un piano di prevenzione degli incendi. È il paradosso della Capitanata, colpita la scorsa estate dai vasti roghi che hanno interessato non solo il Gargano, ma anche il Subappennino. Sul banco degli imputati finisce la sede foggiana dell'IRIF, l'Ispettorato Ripartimentale Foreste. La denuncia giunge dalla FLAI CGL e dalla FLAI CISL, che evidenziano come l'IRIF di Foggia sia l'unica tra le strutture regionali a non aver presentato alcun progetto di tutela ambientale e di prevenzione degli incendi boschivi. Un impegno mantenuto da tutte le province pugliesi, tranne che da quella di Foggia, dove si trova il 60% della superficie boschiva del territorio regionale. I cantieri per la prevenzione dei roghi prevedono la pulizia del sottobosco, il controllo delle vedette antincendio e la potatura degli alberi. Dopo il disastro di Peschi, ci spiegano i sindacati, sarebbe stato opportuno che l'IRIF di Foggia partisse subito con i piani di prevenzione. Questo anche alla luce dell'accordo raggiunto nelle scorse settimane con la Regione Puglia, che ha portato a 151 da 111 le giornate lavorative degli operai forestali, che in questo modo potranno beneficiare di trattamenti previdenziali previsti per i lavoratori agricoli. Fra i CGL e i CISL esprimono sconcerto davanti al silenzio dell'IRIF. Il rischio è che il lavoro dei circa 200 operai forestali della provincia di Foggia possa partire solo a metà aprile, senza riuscire a pianificare un'efficace strategia di prevenzione degli incendi. Chiediamo immediatamente un incontro con la direzione dell'IRIF di Foggia. Contemporaneamente avvisiamo ulteriormente la struttura regionale, l'assessorato regionale all'agricoltura della Puglia, la situazione come sta. Se non ci saranno risposte, immediatamente procederemo con la mobilitazione dei lavoratori forestali della provincia di Foggia. Sono stati arrestati 2 dei 3 malviventi che ieri sera hanno seminato il terrore in una villa di Carmiano nel Salento. Armati e mascherati hanno sequestrato e rapinato 2 famiglie. Risolto nel giro di poche ore, il giallo dell'efferata rapina avvenuta ieri sera a Carmiano, nel Leccese, dove un'intera famiglia composta da 3 persone e una coppia di loro amici sono state sequestrate e tenute sotto la minaccia di armi da un comando di 3 malviventi. Il gruppo di banditi, approfittando dell'ingresso nelle vite degli amici dei padroni di casa, si è introdotto nell'abitazione, ha legato i 5 con dei lacci ai polsi e si è impossessato delle armi regolarmente detenute dalla famiglia, oltre a monili in oro e qualche centinaia di euro. Poi si sono dileguati a bordo di una Lancia K. Subito sono partite le ricerche dei carabinieri di Carmiano, di Campi Salentini e della compagnia di Brindisi, che attraverso una serie di indizi sono riusciti a risalire a 2 dei rapinatori. Si tratta di Marco Masi, 34 anni, di Cellino San Marco, incensurato ed operaio di professione, e di Cosimo Palma, 32 anni, di Squinzano, con precedenti per ricettazione e reati contro il patrimonio. Il terzo complice invece risulta ancora latitante. I 3 dovranno rispondere di rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione illegale di armi e lesioni personali. Nel corso della rapina, infatti, hanno
hanno sferrato un colpo al mento del padrone di casa con il calcio di un fucile, causandogli lesioni abbastanza serie. È stato anche grazie alla descrizione fisica dei malviventi e del loro abbigliamento fornita dalle vittime della rapina che i militari sono riusciti ad identificarli, ma la prova schiacciante della loro colpevolezza è venuta dal ritrovamento, a seguito di perquisizione domiciliare all'interno dell'auto in uso ad uno dei due, di uno dei fucili asportati dalla casa rapinata, oltre che dei monili in oro, del denaro e dei laccetti usati per legare i polsi dei vittime. I due arrestati, su disposizione del magistrato Milto De Nozza, sono stati condotti nel carcere di Brindisi. E ancora avvolta nel mistero invece la sparatoria compiuta questa mattina a Trinitapoli, nel pieno centro cittadino. Un conflitto a fuoco ha ancora dei motivi poco chiari, ma che solo per una pura casualità non è finita in tragedia. Protagonisti un giovane di 23 anni, originario di Foggia, che ha esploso in questa piccola piazza che si trova alle spalle di Palazzo di Città a Trinitapoli, due colpi di pistola all'indirizzo dei carabinieri, che hanno risposto premendo il grilletto. Tre i colpi esplosi dai militari, che non hanno raggiunto Tommaso D'Angelo, il giovane con piccoli precedenti penali alle spalle, è arrestato con l'accusa di tentato omicidio, ricettazione e detenzione abusiva di arma da fuoco. La pistola, una Beretta 84F, non era del 23enne, era stata rubata ben 13 anni fa a Cerignola ed era pronta a fare fuoco. In canna infatti ancora un colpo e 6 proiettili nel serbatoio. A terra ancora i segni della sparatoria. In questo punto è stata ritrovata la pistola che il giovane ha lanciato per terra mentre correndo ha raggiunto la propria auto risultata rubata e a bordo della quale è fuggito. Una fuga che però è durata poco. Il 23enne è stato bloccato a pochi chilometri dal centro abitato. Al momento dell'arresto indossava ancora il giubbotto antiproiettili particolare che rende un piccolo giallo la ricostruzione dei fatti. Non sono ancora chiari infatti i motivi per cui il 23enne si trovasse di primo mattino nella centrale piazza del centro Fantino e perché indossasse un giubbotto antiproiettili. Forse aveva appuntamento con qualcuno per un regolamento di conti o attendeva l'arrivo di qualcosa. Per ora solo ipotesi che solo le indagini potranno chiarire. A Conversano nel Barese la polizia ha ricordato oggi l'eroico sacrificio dell'agente Giuseppe Cimarrussi, assassinato a 26 anni in un conflitto a fuoco a Verona il 22 febbraio del 2005. Nel terzo anniversario della morte, cerimonie di commemorazione si sono svolte stamane a Conversano, sua città natale. La rappresentanza militare con il questore di Bari, Vincenzo Speranza, insieme a parenti, amici, autorità civili e religiose al cimitero hanno reso omaggio alla salma del giovane agente. In memoria di Giuseppe Cimarrussi è stata poi celebrata una messa nella chiesa del Carmine, mentre nella piazza del paese, intitolata alla giovane agente, la delegazione della polizia ha deposto una corona di fiori davanti al monumento a lui dedicato. A Brindisi invece sono stati ricordati oggi Alberto De Falco e Antonio Sottile, i due finanzieri che persero la vita il 23 febbraio del 2000 durante l'inseguimento ad un'autocolonna di contrabbandieri. Oggi, in occasione dell'ottavo anniversario, si è svolta una cerimonia di commemorazione. Nel punto in cui si consumò la tragedia è stata deposta una corona di fiori. E chiudiamo con le suggestive immagini dell'eclissi di luna della scorsa notte, l'abbiamo seguita insieme agli studenti di una scuola media di Conversano, nel Barese. Tutti con il naso all'insù questa notte per seguire l'eclissi totale della luna. Il satellite lunare intorno alle 2 ha assunto un colore rosso estremamente affascinante, un fenomeno non raro ma sempre molto suggestivo. L'ombra della Terra ha iniziato a coprire il disco lunare già intorno all'una meno 20 per raggiungere il picco massimo, cioè la copertura totale della luna tra le 4 e le 4:51. Man mano che l'ombra avanzava sulla superficie lunare quest'ultima diventava sempre più rossa. Un osservatorio d'eccezione è stato quello radioastronomico allestito alla scuola media Forlani di Conversano, dove insegnanti e giovani alunni si sono dati appuntamento per seguire tutte le fasi dell'eclissi, in attesa dell'inaugurazione ufficiale del nuovo laboratorio che avverrà il prossimo 2 marzo. Ragazzi e genitori hanno seguito le fasi dell'eclissi dai monitor collegati alla parabola della scuola, un'esperienza che ha entusiasmato un po' tutti, come ci tengono a sottolineare i due responsabili del progetto. Questo laboratorio nasce con l'intento di divulgare soprattutto la scienza e la tecnologia, soprattutto in campo astronomico. I ragazzi sono presenti, contrariamente a quanto ci aspettavamo, perché di notte, e sono entusiasti e in attesa della prossima apertura. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Telegiornale torna tra poco dopo la pubblicità. Arrivederci. Buona serata.